Hi, I'm Linda Mal, and welcome to Art This Week. On this week's episode, we visit the Nasher Sculpture Center and speak with artist Giuseppe Pinone about his exhibition, Being the River, Repeating the Forest. Now for Art This Week. Giuseppe, thanks for joining us today. I'd like to start off with a discussion concerning your work with wood and trees. For example, with one of your pieces here where you're starting from a plank of wood and you're pulling back to get the original form of another time. Can you tell me about how you reached that piece of work? Ho avuto l'intuizione di questo lavoro perché avevo fatto nel 68 questi lavori che erano sulla crescita dell'albero. E l'albero è una forma, e l'interesse che ho, posso forse dirlo ora questo, alla forma dell'albero, è che ritengo sia una scultura perfetta. Voglio dire, l'albero memorizza il suo vissuto nella sua forma, nella sua struttura. E ogni piccola foglia, ogni piccola gemma dell'albero è un qualcosa che è essenziale e alla sua esistenza, che ha la necessità della sua esistenza. Quindi si può dire che l'albero è una scultura perfetta perché ha in ogni sua parte la necessità della sopravvivenza, dell'esistenza. È necessario in ogni sua parte, in ogni sua forma. Questo è l'interesse che ho avuto per l'albero. A seguito di questi lavori del 68, che avevo fatto sulla crescita dell'albero, e sapendo, come sanno tutti, che l'albero cresce per cerchi concentrici, ho pensato che in un futuro si sarebbe potuto ritrovare il momento del contatto che io avevo avuto con l'albero andandolo a cercare all'interno della massa del legno. E da questo è nata l'idea di fare questi lavori ritrovando la forma dell'albero all'interno del trave, all'interno della massa del legno. So this understanding of or this belief in the tree is this perfect sculpture, is this form that you're trying to unravel and understand. How does that then develop into the other works that we see in the gallery? Because you then start to take it away from using the actual medium of wood and you start expressing it through other mediums, but there's an obvious resemblance to the form of the tree. Sì, l'idea in generale del lavoro nasceva non, ed è, io l'ho sviluppata, non usando una singola forma o basando il lavoro solo su una singola intuizione, ma era anche un problema di indagare la materia e di trarre dalla materia un significato, un senso che ti poteva avere soltanto lavorando la materia. Per esempio, questi alberi, questi travi, erano degli oggetti industriali, dei manufatti. L'albero aveva perso la sua identità naturale di forma per diventare materia di lavoro, per diventare legno. So what I find curious with that is you're taking it, you're creating a distinction between, you know, what it was and what man makes it or human beings make it. But this going back to finding what it used to be or what it really is in its true form, I'm curious that you then choose to do it in other materials, that you in a way carry on from the industrialized form to work with other mediums that aren't true to what the tree really is. That makes sense. Sì, c'era ancora da aggiungere per terminare la cosa, che comunque l'arte è sempre una dialettica e in un certo senso quest'idea per me era la risposta
all'arte minimal che in quegli anni era imperante, che era un modo di indicare una possibilità della materia e un'idea diversa da quella degli artisti che facevano la minimal art. I'd like to talk about the work behind us, both the process of actually making the work and also about the scale and your choice to use something that in a way has a violence to it if you approach it. Invece il lavoro che io ho fatto è un lavoro che, come abbiamo già detto, dall'impronta sull'albero, dal contatto, è basato su un'idea di scultura. Quindi, quando si tocca una superficie, si lascia un'impronta che è, non è cultura, è un'immagine animale. Io sono partito da quest'idea di contatto, quindi di un'impronta che non è un'immagine culturale, l'ho ingrandita e l'ho ridisegnata con le spine. Questo perché il contatto con una superficie permette la comprensione della superficie. Ci sono i terminali nervosi della pelle che rivelano questa conoscenza del contatto. Io questo contatto lo indico con le spine, perché le spine sono una materia che, se entra nella pelle, ci permette, ci provoca dolore, ma ci dà anche l'esatta sensazione di dove si trova. E quindi le spine indicano i terminali nervosi del contatto. Let's shift now to discuss your relationship between man and nature. I'm curious if this came about as a reaction to growing up as a post-war child, or if it was more inspired by living in the countryside. Il mio lavoro in realtà è una riflessione sulla scultura. Io ho iniziato con questo, posso dire, problema o desiderio di fare un lavoro di scultura. E il momento in cui ho iniziato a lavorare era un momento di conflitti sociali molto forti, e nel contesto l'arte aveva un'idea di evolutiva, in un certo senso, quindi progressista. Da una cosa doveva nascerne un'altra e così via. Questo era un po' lo spirito del XX secolo, dell'inizio soprattutto del XX secolo, dove l'aspetto urbano, in un certo senso, aveva avuto il sopravvento, e dove si erano dimenticate posso dire con una parola molto generica, il paesaggio, il contesto naturale nel quale di cui l'uomo fa parte. E quindi ho pensato che poteva essere più interessante, più forte perlomeno, la mia presenza, il mio apporto alla scultura, se riuscivo a fare un legame con la natura. Per questo motivo ho iniziato il mio lavoro facendo degli interventi sulla crescita dell'albero, basati su un'idea molto semplice. L'idea era quella soltanto di un'aderenza e sulla memorizzazione che l'albero poteva avere della mia presenza. Quindi aderenza e la presenza che in certo senso condizionavano la natura o l'ambiente. Questo è stato la mia prima intuizione, ma il gesto di scultura che facevo era un gesto estremamente semplice, perché era soltanto quello di lasciare l'impronta della mano nell'albero. Erano altri lavori, ma tutti basati su degli interventi minimi, non degli interventi sofisticati nel tentativo di trovare una forma o di sviluppare una scultura formale con la natura. Quindi era piuttosto una semplificazione del gesto della scultura, oppure un rendere emblematico il gesto della scultura attraverso un contatto. Questo è stato l'inizio, ma nello stesso tempo
ho sempre avuto presente il fatto che l'uomo è natura. Quindi qualsiasi azione che l'uomo fa non è una cosa che va contro la natura, semmai va contro la sua necessità di sopravvivenza, però non è contro natura qualsiasi azione venga fatta. And if you could elaborate more about how as an artist you're choosing to react and shift as part of a post-war world. Il lavoro è sempre una riflessione sulla realtà, il lavoro dell'arte. In quegli anni c'erano delle tensioni, come lei dice, molto forti, ma soprattutto c'era un nuovo ordine mondiale che si stava stabilendo, perché era cambiato completamente il modo di comunicare e di mettersi in relazione nel mondo. Poteva facilmente viaggiare e andare in ogni luogo del mondo praticamente senza pericoli, cosa che oggi non è possibile. Quindi a seguito della Seconda Guerra Mondiale c'erano stati tutti questi mutamenti che erano di natura economica, sociale, culturale, ma la struttura degli stati era rimasta quella dell'anteguerra sostanzialmente, quindi come sistemi. E io credo che proprio che questa necessità di semplificazione, di quasi di azzerare un certo tipo di linguaggio per poi ricrearlo, era una necessità di quegli anni. Io vedo in questo modo, per esempio, le opere della minimal art o dell'arte concettuale, quindi una specie di semplificazione del linguaggio che permetteva una comunicazione al di là dell'identità culturale specifica di ognuno. We want to thank Giuseppe for speaking with us. For more information on the exhibition, go to nashersculpturecenter.org. That's it for Art This Week. Thanks for watching. I still got your Polaroid.